Buonasera, buonasera, bella gente, buon sabato e benvenuti in questa nuova puntata di Ocio Lord con il caro Denisio. Come state ragazzi? Tutto bene? Prima di iniziare questa live ricordo a tutti che non sono il solo, ma c'è tanta altra bella gente simpatica in live. Chi abbiamo in live soprattutto? Abbiamo la sala giochi, Nolan, che ci porta in Retro Games, la nostra Onioa che sta facendo il primo capitolo di Fear, Bobonauta, Lady Prof, Old Wild, Scorpio, Black Jaka, Gabbia Auditore, Ferbus, Vivisetto e il nostro Hunter. Ok ragazzi, sarà una live brevuccia perché sto facendo un paio di cosette e poi farò anche cena e sto anche aggiornando Fallout visto che mo adesso è iniziata la stagione nuova. Sto passando dalla chat tramite il telefono. Eccoci qua. Ingresso in un'area sicura. Bene, andiamo a recuperare che qui c'è parecchia roba. Wesley Pierce è il centro del mondo in questi giorni. La merce migliore della città, guardate! C'è tutto l'alfabeto, dalla A alla Z. Attenzione, uscita dall'area sicura. Fammi vedere che cosa. Ecco, pronto alla riproduzione nelle vicinanze. Mamma, questo già l'ho fatto. Ufficio accessibilità del Consiglio, cosa posso fare per lei? Sì, sono il sergente maggiore Max Cooper. Mi servono dei traduttori per gestire i depositi. Armeno, dialetti africani. Lo saprà meglio di me, è una cosa comune qui a New York. Spesso arrivano delle famiglie e un membro traduce per noi, ma qui la situazione è assurda. Faccio un paio di telefonate e le faccio sapere. Grazie mille, lo apprezzo molto. La prima gestione di controllo. Comunque raga, se vi interessa comunque la saga, spero che sempre vi piace, potete vedere il live action di Division prodotto dalla stessa Ubisoft.
Gli attori sono gli stessi che hanno anche prodotto alcuni live di Assassin's Creed. Abbiamo tre piccioni intrappolati in quella scatola sul tetto. Ottimo, torno tra circa 20 minuti. Così ti spiego come spennarli e sventrarli. Ma anche no. Se vuoi mangiare carne, ti tocca farlo. È il minimo che posso fare dopo che mi hai obbligato a imparare quel maledetto CSS. Ti serviranno dei guanti di gomma e il coltello da cucina meno scarso che hai e delle forbici per le ali. Se vomito, è colpa tua. Credici. Ormai New York è in ginocchio. Che mira la testa, eh? Non mi ricordavo che gli eventi si sbloccavano dopo aver concluso le missioni. Vabbè. Comunque, per chi non l'ha acquistato precedentemente, che io lo comprai tanto tempo fa, proprio quando tanto è uscito, dopo l'ultimo aggiornamento, come potete vedere, ecco quello che si è sbloccato. Le ho nuove licenze che sono utili, perché queste qua, una volta completate, si sbloccano proprio gli accessori e gli oggetti in The Division 2. Quindi cercate di sbloccare. La maggior parte sono gli obiettivi principali presenti nel gioco. Altri sono gli obiettivi fai da te che si sbloccano man mano facendo un giusto particolare. Come vedete si blocca una toppa, un obiettivo dell'uniplayer che vi dà anche il credito. Ecco qua l'ultima novità che potete vedere proprio nell'inventario, nell'aspetto. Vedete, da qua si può modificare la toppa e inserire anche una maschera. Mi dispiace, ma differenza di questo qua che è il Fort a livello 70. René, sono la mamma. Ho ricevuto il messaggio e... lo so tesoro, lo so da un bel po', e va bene così. Non potrei odiarti per nessuna ragione al mondo. Però, René, ho visto il telegiornale e sono preoccupata. Devi essere forte per te e per Julie. Restate al sicuro e prendetevi cura l'una dell'altra. Ti voglio bene, amore. Chiamami quando ricevi il messaggio. Se vado per di qua faccio prima. Le missioni come nel secondo, beh, comunque sempre come nel primo, potete rigiocarle, modificarle. Però vi consiglio comunque di arrivare fino al livello 30, perché così potete sbloccare la cassa speciale, quella là arancione o rossa. Prendo
John, sono Vic. Mi ha appena chiamato Deb del turno di notte. I detenuti iniziano a sembrare malati. Li avrà contagiati una delle guardie e pare che la barca con le scorte non arrivi. Quindi non voglio che tu e Travis veniate. La prigione è già corta di personale, si ribelleranno. Sì, non so tu, ma io non voglio ritrovarmi bloccato su Rikers Island con 20.000 detenuti con l'Ebola o quel che cazzo è. Non venire al lavoro oggi, John, non ne vale la pena. La prigione più grande di New York, dove lì, quando in pratica i detenuti si sono accorti per la mancanza di guardie, si sono subito ribellati. Infatti Rikers è stato il primo gruppo che ha assaltato completamente New York. Tutta una banda criminale. Tutti i peggiori criminali rinchiusi lì. Hanno assaltato i depositi della polizia, quelli della Guardia Nazionale. Armandosi abbastanza bene, l'intera isola è diventata la loro fortezza privata. E ora non c'è modo. Infatti, se sapete, nella vita reale, quando nelle prigioni avvengono le cosiddette assalti o rivolte, c'è l'intervento della polizia, e quando le cose vanno un po' man mano a degenerare, c'è l'intervento della Guardia Nazionale. Ciao bella. Pare che venga a New York. Mandano l'esercito a Manhattan. Va così male. Guardia Nazionale. Va tutto bene. Veniamo solo per aiutare la polizia. Ovviamente non dovresti saperlo, quindi tienitelo per te. Ti chiamo quando so cosa succede, ok? Ok. Inizio ad avere paura qui, Jane. Resisti e non uscire di casa. Presto sarà tutto finito, vedrai. Cercano tutti quanti di proteggere e di nascondere il segreto. La JTF, come avete capito in The Division, è una unità operativa del governo, costituita da esercito e polizia. Tutti i membri della JTF indossano proprio queste uniformi. Non posso JTF. Fingermi malato. Stai Rose facendo un ottimo indispensabile. Lavoro. Sono felice che tu l'abbia salvato. Posso sopravvivere a tutto. Prendere avanti all'incredito. Devo fare il giro. Come gli scarafaggi. Non ci sono nemici in zona. Sei una benedizione.
Ecco il drone. Posso risentire tutti gli audio, però cerco sempre di... Ok. Allora, e fine qua, abbiamo completato tutto. Allora, dov'era quello con la missione secondaria? Eccolo qui. Vai al rifugio Teddo. Li segue proprio in ordine cronologico. Vado un attimo alla base operativa che ho parecchi punti da spendere nelle pa... Tipo. Mentre si fanno questi, vado a preparare anche la cena intanto. Tutto fornetto e calmanità. Poi vedo raga se riesco a fare un po' farlo stasera, se no continueremo un po' di retro games o con Stanley Fit o con Die Dog. Ecco qua. Voi che vi mangiate di buono raga? Senti, è qualcosina di secondo. Visto per via dei miei impegni lavorativi, cerco sempre di anticiparmi un po' a tutto. Ecco qua. È bello che non devo neanche accendere la luce. Ho montato da me tante luci di Natale che ho tutto illuminato qui. Stai andando bene. Ma non puoi morire adesso. Ecco qui. Dipartimento dentro. Allora, vediamo cosa serve soprattutto. Dunque. Allora, il riscaldamento l'abbiamo acceso, però ci serve corrente elettrica e un depuratore d'acqua. Quindi ci occorre molto, eh? Allora. Dove è il computer? Ah, eccolo qui. Un generatore ci servirebbe perché la corrente ci serve. Comunicazioni. Beh, diamo la priorità alle comunicazioni. Sì, dovrebbe andare. Ottimo lavoro, agente.
Ok. Deve essere al piano di sotto il centro comunicazioni. Ok, ci vediamo. Sapere che nessuno si è insediato nell'Accademia di Polizia o su Vienna è una fortezza. Ah, eccolo. Molto bene, gente. Ora potremo ricevere dati da tutto il mondo. Avremo finalmente un quadro completo. I progetti che sto sbloccando man mano. Zaino attualmente ancora a livello basso. Quanti devo... Però mi abbassa il livello. Maschera. Pure mi abbassa il livello. La fondina. Ah, almeno la fondina. Continuo a pensare ai gatti. Mi sento uno schifo ad averli lasciati così. Hai lasciato le finestre. La schiena mi fa malissimo. Mi servono degli antidolorifici. Tutto quel che ti serve. Grazie a Dio qualcuno ha tolto di mezzo quegli evasi. Sistemali.
Solo un secondo, ragazzi, controllo una cosa. Ma io intanto comincio a mangiare. Ah, che bello mangiare. C'era un modo per arrivare più vicino qua? No, dovrò farmela a piedi. La cella frigorifera. Non mi piace quando va capo.
Times Square non è stata progettata per una cosa simile. Porca puttana. Eccoci arrivati. Una tavola calda. Stai entrando in un'area sicura. Sicura. Perché non ho di meglio da fare se non stare qui con voi, giusto? Mi piace pensare di offrire un servizio pubblico. Educo le masse. O anche solo per farvi rilassare. I prezzi migliori di tutta New York. Cercate di capire che cosa l'universo ha in serbo per voi. Dolci donzelle e gentiluomini, si è smarrito un gatto di nome Aaron Keener, lo conoscete? Se la risposta è no, potete iniziare a preoccuparvi, perché se siamo messi così è anche colpa sua. E di colpe ne ha un bel po'. Gli ho parlato. Salve, agente. Credo che lavoreremo insieme per un po'. Ti invierò i dati che ricevo su quest'area, ma ti consiglio di fare molta attenzione in questo quartiere. Tanto per incominciare, è sporco. Ed è un inferno per chi soffre di allergia. Qualche ben informato sostiene che sia dalle parti della 46esima ovest. No. Ed è rimasto incastrato qua come noi. Mi è venuta in mente una cosa. Diciamo che siete il capo del governo e che avete fatto qualche casino di troppo, tipo liberare un qualche esprimo. Ok. Siete sotto copertura? Da lì ad Ehi, guardate che articoli ho in vendita. Come posso esserti d'aiuto? Può dargli la colpa della prossima volta che succederà. Sto diventando ultra paranoico, vero? Datemi retta. Tempo qualche giorno? È bello sapere che usi la mia attrezzatura. Ricordatevi quello che vi sto dicendo, perché andrà esattamente così. E allora non saprete più a chi credere. La roba migliore della città. Ok. Oh. Ecco, vedete, queste sono le maschere. Prima potevi equipaggiare l'arma direttamente e sparare. Però dopo l'ultimo aggiornamento di qualche anno fa è stato imposto che si evita.
Priorità GIF. I purificatori vengono ostaggi civili nel distretto sulla 26esima ovest. Tutto il personale risponda subito. Sarebbe diventata una mattanza. Grazie. Finalmente. Oh, grazie mille. È stato un incubo. Ora devo andarmene da qui. Ciao. Purtroppo non è rimasto un granché, hanno fatto piazza pulita. Agente,
abbiamo problemi con un'antenna. Invio le coordinate. Salute. Salvavidas. Ordine di evacuazione. Rimane qui a suo rischio e pericolo. Ci siamo spaccati il culo per voi e ve ne andate. Davvero, deve muoversi. Levami le mani di dosso. Quanto pare c'è sta. Thank you.
Ben fatto, agente. Ricordati di lavarti le mani. Non voglio neanche pensare a che gerbi hanno toccato. Ecco fatto, si è aggiornato pure Fallout, perfetto. Quando avrò finito la live, finirò di mangiare il resto. Non voglio mettere troppe pause.
Che freddo che fa, che freddo che fa, che freddo che fa. Ta ta. A tutte le unità, i ricognitori segnalano una pattuglia di purificatori sulla 23esima ovest. Evitare l'area. Attenzione, forze nemiche in avvicinamento. 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 No, ma ha acchiappato quella mappina.
Ancora non lo sai, ma ti servirà di sicuro. Sì, ciao, chi se ne frega. La dottoressa Kendall dice che gli anticorpi... Ci vorrebbe qualcosa... Oh! Rilevamenti indicano un radiofaro eco. A tutte le unità, i ricognitori segnalano una pattuglia di codificatori sulla 23esima ovest. Evitare l'area. Della JTF. Attenzione, forze nemiche in avvicinamento. Attenzione, forze nemiche in avvicinamento. Attenzione, forze nemiche in avvicinamento. Sono prova scemo. E vabbè. I rilevamenti indicano che l'area è sicura. Forza coraggio, New York. Qui Eric Valassi che vi dice di alzarvi dal letto, affrontare la perché giornata. Perché fai il timido? Dare il vostro meglio, o anche no. Vuoi vedere? Non cambia proprio un bel nulla. State a letto, fallo. Vabbè raga, stoppo giusto un secondo, il tempo di sistemare alcune cose. Grazie per la compagnia per chi è passato. Ci becchiamo dopo o se no se ne parlerà domani.